Ciao a tutti ragazzi, sono Matteo e oggi siamo in un nuovo podcast. In questo podcast parleremo appunto di un quadro, siamo nell'angolo dell'arte, il primo episodio, quindi sostenete. Parleremo degli effetti del buon governo di Ambrogio Lorenzetti. Qui c'è con me Francesco. Ciao a tutti. E incominciamo. Allora, è un ciclo di quadri, quindi non è solo uno, ce ne sono in tutto quattro. Noi abbiamo scelto questo perché ci ha colpito di più. E sono appunto ideati e dipinti da Ambrogio Lorenzetti. Questi dovevano colpire coloro che andavano a vederli e servivano anche come spunto per il governo. Nella città ci sono molte vie, piazze, botteghe e palazzi. E nelle strutture architettoniche ci sono simboli che rappresentano lo stile non solo romanico ma anche quello gotico. Alcuni di questi, per esempio, sono le bifore sulle finestre, i tetti merlati, le travi in legno, le mensole sagomate sotto i tetti, gli archi, eccetera. Un lusso che solo il buon governo si può assicurare. In alto a sinistra si possono notare e spuntare il campanile e la cupola del Duomo di Siena, simbolo della città in quel tempo. In questo quadro si possono vedere diverse classi di popolazione. Era una popolazione molto, diciamo, laboriosa. Molti si dedicano all'artigianato, altri al commercio e all'edilizia. In primo piano si vede un negozio di scarpe dove l'artigiano vende al suo cliente, che è accompagnato da un mulo, delle scarpe. In alto si vedono dei muratori che sono impegnati nella costruzione di un edificio e non manca neanche un riferimento allo studio, come dimostra un signore che è ben vestito, seduto in cattedra, che insegna di fronte a delle persone attente. Ci sono anche attività non lavorative, che è logico aspettare da questa città così pacifica ma anche molto abitata. Si può notare anche una ragazza a cavallo che ha una corona appoggiata sulla testa, che si prepara al suo matrimonio. È osservata da due donne che si tengono l'una all'altra molto felici e da un ragazzo alle loro spalle, e seguita da altri due ragazzi, anche loro a cavallo, con dietro un corteo di danzatrici molto bello ed espressivo. Per oggi, per questa puntata abbiamo finito, è molto corta, però speriamo che vi sia piaciuta. Vi prego di mettere un like e magari di chiederci cosa trattare la prossima volta. Io vi ringrazio e ciao dal vostro Matteo di fiducia.